Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo avete letto dal titolo, oggi ho una news veramente veramente interessante che riguarda la Benelli. Infatti Benelli ha rilasciato ufficialmente la nuova Leoncino 250 sul mercato anche italiano. La Leoncino 250 era una moto che si sapeva che sarebbe dovuta arrivare, non si sapeva la data precisa. Venerdì sera, tramite canali social, Benelli ha rilasciato appunto le varie informazioni con l'annuncio ufficiale che la moto era da venerdì disponibile in tutti i rivenditori sulla rete italiana. Quindi ragazzi, è arrivata un'altra bella moto da parte di Benelli. Vi lascio qui di fianco le foto della moto, quelle che hanno appunto rievocato sui vari canali social. Devo dire che è molto molto bella, mi sembra una versione molto migliorata rispetto al Leoncino 500. Leoncino 500, che ovviamente montava il motore 500, che è uscita l'anno scorso. Io l'ho provata appunto l'anno scorso, vedete qua il video della mia prova, mi è piaciuta molto perché è una moto che costava poco ma era costruita bene, il motore andava veramente bene, quindi mi era molto piaciuta. E appunto Benelli è tornata adesso con la versione 250 dedicata ovviamente alle patenti A2. Parliamo di caratteristiche tecniche, qua di fianco appunto ripeto vedete le foto. Abbiamo un motore monocilindrico da 25,8 cavalli di potenza, quindi una potenza nella media un po' delle moto appunto con motore 250, un po' come la GSX-R 250, e abbiamo un peso di soli 162 kg in ordine di marcia, quindi il peso è molto molto ridotto. Poi, interessante, abbiamo una strumentazione digitale, quindi qua un upgrade rispetto alla Leoncino 500. E soprattutto che è molto molto bella la colorazione, perché qua abbiamo tre colorazioni differenti: abbiamo l'antracite, questo grigio, poi abbiamo il bianco e poi abbiamo la versione rossa. Che a me piace tra tutte queste la versione antracite col misto giallo, secondo me è veramente fantastica, e a vedere in alcune foto mi ricorda un po' da lontano, però mi ricorda le nuove Vintile dello Squarna. Hanno, secondo me, hanno qualcosa che riconduce a quelle moto. Insomma, devo dire che a livello design la moto mi piace parecchio, costruita molto bene, non sembra una moto cinese, perché vi ricordo che Benelli ad oggi è un marchio cinese, una volta era italiano, poi adesso è stata acquisita da un'azienda cinese, quindi Benelli ora come ora è un marchio cinese, e se non sbaglio le moto le producono in Cina e le fanno poi arrivare da noi, anche se però dicono che collaborano con gli italiani a livello progettuale, ma comunque le moto dovrebbero venire costruite comunque in Cina. Poi altri dettagli: abbiamo il faro davanti LED molto molto bello, questo è un bel passo in avanti per la Leoncino, ricordo un po' le altre varie concorrenti giapponesi. Abbiamo le ruote, abbiamo il posteriore un 150 e l'anteriore un 110, quindi misura abbondante della ruota posteriore, ricorda un po' magari una moto un po' più grossa. Infatti se davamo in mano questa moto alla Honda, secondo me tiravano fuori delle gomme, delle gommine piccole come in tradizione Honda, magari da 120-130 al posteriore. 150 già una bella gomma, già dà una bella idea di moto più grossa, meno da vedere. Poi sull'utilità di una gomma più grossa lo sapete, non è che la gomma più grossa per forza è meglio, però vederla più grossa la gomma ricorda una moto di cilindrata più alta. La cosa interessante di questa moto però, ragazzi, è il prezzo. Il prezzo è la parte veramente la bomba di questa moto, perché va a costare solo 3.500 euro. A questi 3.500 euro ci aggiungiamo poi un 200-250 euro per la messa in strada, e voi con meno di 4.000 euro guardate a casa un 250 monocilindrico molto molto costruito bene, insomma molto bello da vedere. Se pensiamo che i 125 giapponesi, come la nuova R125 della Yamaha o come la Kawasaki Ninja 125, che non sono neanche poi costruite poi molto meglio di questa Leoncino 250, anzi sono pure più brutte, i 125 giapponesi vanno a costare i nuovi attorno ai 4.800-4.900 euro. Qua Benelli vi dà molto meno un 250, quindi ragazzi, bella moto, brava Benelli, complimenti. Soprattutto io che apprezzo il design, perché in genere non tutte le case ultimamente fanno attenzione al design, in genere tipo prendiamo la Yamaha, Kawasaki, stiamo facendo delle moto abbastanza bruttarelle, Benelli invece ha investito e effettivamente la moto è molto bella da vedere. La moto appunto è disponibile nei concessionari da oggi, quindi già da oggi potete andare nei vari rivenditori e
chiedere magari anche una prova, perché magari può essere che anche ve la fanno provare e si può subito acquistare. A chi è rivolta questa moto? Ovviamente è una moto per le patenti A2, è una moto che io non ho ancora provato, ovviamente chiederò di provarla, ma comunque avendo provato la Leoncino 500 e vedendo un po' le caratteristiche tecniche posso già immaginarmi come può andare la moto, e direi che è rivolta ovviamente, appunto dicevo, a chi ha una patente A2, a chi cerca una moto e magari vuole risparmiare qualcosina rispetto alle concorrenti giapponesi, perché se andiamo a prendere magari un GSX-R 250 appunto della Suzuki, o già i 125 appunto, oppure anche già i 300-400, vanno a costare tantissimo, e le prestazioni, ragazzi, da avere 25 cavalli, 26 cavalli come su questa Leoncino e averne 35-30-40 sulla Z400 per esempio, ragazzi, ve lo dico avendo le provate, non è che cambia poi così tanto, cioè la potenza è abbastanza lì e velocità massima a ripresa non è che cambia, non c'è un abisso come dire un 400 e un 600, 4 cilindri, ecco. Quindi secondo me è una moto che appunto io mi sento di consigliare a chi vuole spendere poco, chi vuole prendere una moto per 22 e vuole risparmiare, non vuole spendere quei 6.000 euro per le giapponesi, questa moto potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Io chiederò appunto di poterla provare, quindi poi vedrò se riuscirò a portarvi una prova sul canale. Mi sento un po' di bacchettare però Benelli, perché secondo me dovrebbe insistere un po' con i vari rivenditori italiani per farla provare le moto, perché la Benelli come marca sta andando veramente molto forte ultimamente. Vi ricordo che l'enduro stradale della Benelli, la TRK o TKR, mi ricordo sempre, non mi ricordo mai come si chiama, comunque la 501 è stata una delle top 10 moto più vendute in Italia l'anno scorso, quindi Benelli sta effettivamente andando molto forte in Italia, però effettivamente ci sono poche prove, Benelli fa provare poco le moto, e quindi secondo me i vari rivenditori in Italia dovrebbero organizzare magari delle giornate e far provare di più le moto, perché l'interesse c'è sicuramente. Per esempio, anche solo nel mio piccolo, quando faccio un video sulla Benelli, non so perché, non so per quale motivo, ma ottengo magari il doppio o il triplo delle visual che faccio magari quando parlo di una KTM o di una Yamaha. Sicuramente aiuta il fatto che Benelli si sa dei prezzi molto concorrenziali, però ragazzi, tant'è, c'è molto interesse tra la Benelli e dovrebbero i vari rivenditori far provare di più le moto. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate il solito mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del Becker Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!